Ferdinando Bregante, l'Eudo uscito nel 1911 dai cantieri Figallo di Lavagna, da barca da lavoro destinata al trasporto di vino ed olio, si trasformerà in museo galleggiante. Il natante per anni è stato abbandonato in secca a Santa Margherita ed ora, grazie all'impegno di un'associazione di cui fa parte anche il presidente regionale della Federazione Italiana Balneari e del Comune di Lavagna, si appresta ad essere sottoposto ad un intervento di ristrutturazione destinato a ridonargli l'antico splendore. Questa è un'imbarcazione in legno, la lunghezza fuori tutto è circa 17 metri e mezzo, più ha un buon prezzo che è di circa 7 metri per l'armatura col fiocco, e allarga circa 5,15 m e pesa una stazza di circa 30 tonnellate, 29 qualcosa per l'esaltezza, e pesa un dislocamento di circa anche lì 32-33 tonnellate. Con un investimento che si aggira sui 50 milioni, la barca tornerà a navigare in ottime condizioni e potrà accogliere turisti per gite nel Golfo. Il progetto, come ha spiegato il sindaco Gabriella Mondello, rappresenta l'ultima tappa dell'iniziativa alla Via dell'Ardesia, un percorso storico-culturale che da una cava dismessa di Santa Giulia conduce lungo le vie del centro città fino ad arrivare al mare per un'escursione sull'acqua. Il Leudo Ferdinando Bregante sarà messo a punto nei prossimi mesi e gli amministratori contano di poterlo utilizzare durante le feste di Pasqua, facendolo un'attrazione originale. Immaginiamo al Solone Nautico di promuovere il porto di Lavagna e la città di Lavagna, oppure in altre situazioni dove comunque ci sia un collegamento col mare, presenziare col Leudo. Quindi sarà, secondo me, un'occasione, uno strumento forte di promozione per la città. Era un uomo dal tratto difficile, ma capace anche di affetto e di protezione nei confronti dei giovani dirigenti socialisti che hanno combattuto con lui una battaglia purtroppo perduta, che era la battaglia della sopravvivenza, politica naturalmente, del Partito Socialista. E quindi ho un ricordo di un uomo nei momenti non gloriosi dell'onda lunga, ma nei momenti difficili, a tratti drammatici della fine del Partito Socialista. Ha qualcosa da dire a chi lo ha tenuto lontano per tutti questi anni? Sì, io sono convinto che le condizioni di salute di Craxi fossero note al governo italiano, alla magistratura italiana, a tutti quelli che si sono occupati di lui negli ultimi mesi. Sono certo che chi aveva il potere di poterlo fare rientrare, tenuto conto della sua molto grave situazione di salute, che era nota e non sconosciuta, non lo abbia fatto per pusillanimità e per la mancanza di compiere un atto di coraggio restituendo Craxi all'Italia e alla storia del nostro paese. Chi in questi giorni ha provato a spostare la sintonia della propria radio su una delle solite frequenze di Radio Eclisse 82 ha avuto una brutta sorpresa. Dopo qualche giorno di silenzio al posto delle inconfondibili voci ruspanti e genuine degli speaker dell'emittente di Sestri Levante, è comparsa la musica del network milanese Radio DJ. Cos'è successo, si sono chiesti molti? Un caso di interferenza? Non proprio. Radio Eclisse ha chiuso e ha venduto le proprie frequenze. È stata un'esperienza meravigliosa e finita. È iniziata circa 20 anni fa e ormai siamo arrivati alla fine. Perché? Ma perché? Perché la radio, come tutte le radio, penso nel mondo, sono nate in un periodo circa 20-30 anni fa come un motivo di svago, di divertimento, di iniziativa, di voler fare qualcosa di nuovo, e allora erano qualcosa di nuovo. E dopodiché l'evoluzione che c'è stata è stata logicamente un'evoluzione sia tecnica, di mezzi e purtroppo anche di impegno sia fisico che finanziario e anche a livello amministrativo, burocratico, che a un certo punto ci ha portati a non sopportare più questa situazione, questo peso, e purtroppo ormai le radio sono come tutte le altre aziende
E noi abbiamo un'altra attività che ci tiene impegnati più del normale e non avevamo più il tempo per poterci dedicare a questa attività. Se ne va così una delle ultime radio libere del Tiguglio, dopo che recentemente altre piccole emittenti come Eclisse sono state costrette a chiudere, dalla storica Radio Portofino a Radio Porticciolo, da Radio Tiguglio a Radio Levante, tutte nate tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, pressate da eccessive spese e da una gestione burocratica troppo impegnativa, lasciate sole, forse perché proprio libere. Sono convintissimo che esiste un disegno proprio, un disegno non dico politico perché poi mettiamo tutto sul politico, ma una volontà di eliminare proprio, non sopprimere perché siano, non so, pericolose, ma proprio di interesse ad alti livelli di accorpare questo termine che ormai è in bocca di tutti, la famosa globalizzazione, anche qui di globalizzare l'informazione, anche ai livelli più piccoli, più ristretti come sono i nostri delle locali. Gli abitanti di Piazza Cile sono assolutamente contrari perché era un disastro laggiù. Noi siamo più di 20 anni che viviamo in Piazza Cile ed era diventata una cosa. Infatti noi adesso che il mercato è qua, in un posto comodo e largo, lo possiamo frequentare comodamente, diversamente là era impossibile. Sono favorevole. Di portarlo dove era? Sì, mi dà fastidio perché da casa mia parcheggiano tir di tutto, insomma preferirei in Piazza Cile visto che si può scegliere. Io preferisco qua perché è più così, è più sul lungomare, più aperto e più raggiungibile. Noi gradiremo rimanere qua anche perché sinceramente vorremmo essere trattati come persone che contano qualcosa, insomma ormai il vecchio ambulante, insomma l'ambulante non è più quello che arrivava con le valigie eccetera eccetera e metteva dove trovava posto, ormai paghiamo come altri, paghiamo come commercianti a posto fisso, quindi insomma... Vi trovate meglio qua? Molto meglio, sia noi che comunque la popolazione. C'è più spazio, abbiamo il camion dietro, non dobbiamo arrivare alle 5 di mattina al mercato ogni volta. Che ora è arrivato adesso? Adesso alle 7 sono qua, prima alle 5 e mezza dovevo già essere lì per poi mandare il furgone, si trovava mai parcheggio, rischiavamo la multa del camion, quindi qui è tutta un'altra cosa, guardi. Oh, no! No, mi sento male, non è possibile. Ma sta meglio qua? Siamo molto meglio qua, ma molto molto. Siamo contentissimi di stare qua. Assolutamente non vogliamo ritornare più in Piazza Cile. Commozione a 55 anni di distanza questa mattina alla Squazza in occasione del ricordo dei 10 partigiani trucidati dai nazifascisti il 14 febbraio 45, poche settimane prima della liberazione. La cerimonia, semplice ma toccante, ha richiamato numerose persone che hanno assistito alle orazioni ufficiali e alla deposizione delle corone. È stato un fatto estremamente grave, tragico, sono 10 ragazzi che erano imprigionati presso le prigioni giù di Chiavari. E sono stati presi per rappresaglia appunto per l'assassinio di un alpino e quindi sono stati portati qui, fucilati. I 10 corpi vennero abbandonati sulla strada in segno di disprezzo. I fascisti per diversi giorni impedirono a chiunque di avvicinarsi alle salme. Il sacrificio e l'impegno dimostrato dai 10 ragazzi per il loro paese è stato sottolineato anche dal vice sindaco di Genova, accorso in Valle Sturla, aderendo all'invito del comune di Borzonasca e dell'Associazione Nazionale Partigiani. E che le cose che accadono oggi dimostrano che quel messaggio, quella testimonianza è ancora valida e occorre un impegno, occorre combattere contro l'indifferenza perché l'indifferenza lascia lo spazio alla sopraffazione e alla più bestiale barbarie. Eccola Linda Zappettini, la simpatica nonnina che ieri ha festeggiato, pensate, 108 anni. Nella sua abitazione a Castiglione Chiavarese è stata in compagnia dei due figli Bruno e Albino, delle nuore Flora e Andreina, dei nipoti e pronipoti, dei numerosi amici, nonché di tutti gli abitanti del paese che nel giorno del suo compleanno hanno voluto essere accanto a lei. Era visibilmente emozionata, molto felice, ha scherzato con i figli, ha ricordato con grande lucidità aneddoti della sua vita trascorsa con il marito che aveva combattuto in guerra. Ho la ribacca, ho lasciato via 2 anni e mezzo, 2 anni e mezzo, ho messo in vela tutti i giorni, poi quando la mando a casa, che grasso qua la battaglia, che le penuana, che ossia, per un po' di Dio, ma tu sono perché ho la gente.
alla fine un po' pure, ma la finò con la neia su sanguinea, il libro, che perivo, bambare. Linda è molto soddisfatta, contenta della sua vita, è stata una grande lavoratrice, ha aiutato il marito nel suo mestiere di postino, ha fatto per molti anni la commerciante e inoltre ci ha rivelato che da giovane era veramente birichina. È a firma. È a firma. Ne vivo che sono a firma. È a piccina, ma va bene, sei a sa, che vuoi a sa, fa. Non potevano mancare le note di Maseghe Pensu per salutare gli emigranti che decine di anni fa lasciarono le loro terre di Liguria, la loro amata patria, per cercare fortuna soprattutto nelle Americhe. Ieri a Favale di Malvaro si è rivissuta la giornata dell'emigrante. Un'edizione, quella di quest'anno, alla quale erano presenti numerosi liguri emigrati all'estero. Quest'anno ufficialmente sono presenti comunità di 6 paesi, dell'Argentina, che c'è il delegato per l'intera Argentina, Cerveto, dell'Uruguay, ci sono 7 rappresentanti arrivati da Montevideo, del Brasile, dal Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e poi da Moldova, Chisinau, Basso, una famiglia era emigrata in Moldova 120 anni fa, poi anche dalla Svizzera, Balestrero, che è arrivato da Zurigo, e dal Cile. Ci sono anche altri rappresentanti di altri paesi, però questa ufficialità di queste delegazioni, di queste rappresentanti di comunità da 6 paesi, sottolinea l'importanza che Favale ha acquisito e soprattutto l'importanza di questo incontro. A ricevere gli emigrati, oltre ai parenti, c'erano anche 15 sindaci della Val Fontanabuona, oltre a rappresentanti di regione, provincia, comunità montana, a testimoniare il forte legame che unisce la Liguria a chi, soprattutto per ragioni di carattere economico, è stato costretto a lasciare la terra d'origine. Pensare che vengo la mia patria e tutto, per me è una cosa tanto grande che non si può credere. E oggi il signor Boitano, il sindaco, mi ha invitato perché lui è anche stato là in Sud America con noi e io volevo rimanere per fare tutto questo e mi sento ogni volta più ligure. Ormai da 40 anni Favale di Malvaro è un punto di riferimento chiaro per gli emigrati e lo sarà ancora di più il prossimo anno quando sarà ultimata la casa dell'emigrante. È un momento di incontro, un momento per sottolineare soprattutto l'amore profondo che ci lega a questa nostra terra, che ha dato tanto all'emigrazione, tanto a paesi di tutto il mondo, là dove però sono andate queste persone mai hanno dimenticato la loro terra natale. Questo lo sottolineano molto spesso con la loro partecipazione all'Associazione dei Liguri nel Mondo, con la celebrazione di incontri e festività ovunque. Comunque nel mondo si celebra l'Italia e la Fontanabuona e la Liguria. La provvidenza non è una favola, ieri sera tutti ne abbiamo avuto la certezza. La scuola di teatro dell'Odeon, la filodrammatica di Rupinaro, il gruppo teatrale Ucastello, la compagnia Domenico Bancalari, i Mishima Acciapei, le 5 compagnie teatrali chiavaresi hanno calcato la scena del teatro Cantero ripercorrendo, qualche volta emozionandosi, gli oltre 50 anni del villaggio del ragazzo di San Salvatore, fortemente voluto da Don Nando, dagli albori fino ai giorni nostri. La sala era gremita, c'erano tanti amici di Don Nando e del villaggio, sindaci, esponenti di regione e provincia, autorità religiose e militari, semplici curiosi e naturalmente i villaggini. Insomma, nessuno, proprio nessuno, è voluto mancare a una serata con risvolto benefico, dove il ricordo, lo sforzo, il grande amore per l'altro da parte di Don Nando l'hanno fatta da padrone. Naturalmente sono saliti sul palco anche i ragazzi del villaggio di San Salvatore, hanno chiuso loro lo spettacolo, in semicerchio hanno recitato alcune poesie e cantato una lode al Signore. Inutile ricordare l'emozione e la felicità di Don Nando, che proprio in questi giorni ha compiuto 80 anni. Al termine dell'esibizione delle compagnie e dei suoi ragazzi è salito sul palco e con il vescovo diocesano Monsignor Alberto Maria Careggio hanno scherzato proprio come due buoni amici. C'è uno che stava nelle pietre forti della Val d'Aosta e il pastore supremo lo ha visto e se l'è catturato e tu sarai il vescovo di Chiavari e voi sapete di chi parlo. Io che penso di essere veramente ossequioso di esigenza e di tutti i vescovi lo chiamo il vescovo Foletto, perché da tutte le parti fa, io dico alla persona:
c'è stato il vescovo, ah sì, è venuto a mangiare con me, ah sì, era una radunanza, ma quando? Ieri sera, ma ieri mezzogiorno era un'altra parte, da tutte le parti va. E ora dico l'ultima cosa, che il Signore vede che la dico con rispetto per lui e per il vescovo. Nella Sacra Scrittura vediamo che lo Spirito Santo è rappresentato dalla voce, dal vento, dall'alito, dal fuoco. Per me lo Spirito Santo è rappresentato da Monsignor Alberto Careggio. Non scappi, eh? No, infatti. Perché ha definito me folletto, ma non lo so chi dei due è più folletto. Don Lando ha poi ricordato il suo impegno nel voler continuare a realizzare strutture per ragazzi, disabili, bambini, anziani. Insomma, ancora buon compleanno, villaggio. E intanto Don Lando guarda avanti, sono ancora tante le opere da realizzare per aiutare i più poveri e bisognosi, sperando che la provvidenza lo assista sempre. Hanno parlato degli albori del villaggio. 35 anni per la pensione, 35 ore per l'occupazione. E per un giorno la ricca, snob e un po' sonnacchiosa Santa Margherita si è risvegliata, invasa da un piccolo esercito di agguerriti giovani comunisti, pronti a rivendicare il diritto al lavoro e l'estraneità a una società sempre più orientata verso un modello americano. Circa 500 giovani di Rifondazione Comunista hanno partecipato questa mattina alla manifestazione di protesta organizzata in occasione del convegno dei giovani industriali su New Economy, New Society, in corso di svolgimento all'Hotel Miramare. Si sono ritrovati nei giardini del lungomare e in corteo hanno raggiunto la sede del convegno, inneggiando slogan contro la flessibilità e la precarietà occupazionale. Giunti da varie regioni d'Italia, sono stati scortati e controllati da un ingente spiegamento di forze dell'ordine. Al loro passaggio i commercianti hanno abbassato le saracinesche, temendo probabilmente episodi di violenza, ma non si sono verificati incidenti. In testa al corteo l'onorevole Nichi Vendola. Questa nuova economia che piace ai figli e ai padri confindustriali prospetta un nuovo tipo di società. Io sono d'accordo, con una avvertenza, che non è una società nuova, ma è una società piuttosto antica, è la società dalla quale ci siamo liberati con un secolo di lotte, le lotte dei contadini, degli operai nel corso del Novecento. Loro, i giovani e i vecchi rampolli del capitalismo italiano, propongono un bellissimo salto in un nuovo secolo, l'Ottocento. Sotto il Miramare il concentramento più corposo, con slogan diretti non solo ai giovani industriali, ma anche a chi è responsabile delle cosiddette morti bianche. Alla fine una delegazione di imprenditori ha incontrato i ragazzi di Rifondazione che hanno espresso le ragioni della loro protesta. La nostra non è un'interlocuzione con i giovani industriali, loro sono il nostro antagonista. La loro idea di mercato del lavoro è un'idea criminale. La radio in giostra, la radio in danza, la radio in vacanza, la radio in tasca, è la mia radio Aldebaran, la radio in viaggio. Ecco il locale in cui da ieri Radio Aldebaran trasmette. Lasciata la storica sede di Viale Tappani all'interno del convento dei Cappuccini, l'emittente chiavarese, unica radio commerciale della Riviera di Levante, si è trasferita in via Martiri della Liberazione, un trasloco nostalgico. Ci troviamo molto bene, soprattutto perché il gruppo è sempre molto forte, molto buono e quindi sempre entusiasta. 20 anni di trasmissione non si sentono, anzi sono uno stimolo per i giovani speaker e redattori che ogni giorno si avvicendano al microfono per diffondere musica, piacevoli chiacchiere e informazione. Un impegno che meriterebbe più attenzione. Le prospettive sono molto importanti, soprattutto se ci sarà anche l'interesse delle varie parti del tessuto sociale, cittadino, istituzionale, nel voler collaborare con noi per rendere questo mezzo agile e soprattutto un mezzo di servizio alla popolazione del Tiguglio. Il trasferimento nella nuova sede ha anche segnato l'inizio di una nuova fase di crescita. C'è una sicura presa di posizione dal punto di vista del miglioramento della logistica del lavoro e questo penso sia una base sufficientemente forte per guardare al futuro con una certa tranquillità, ma soprattutto con la voglia di fare ancora meglio.
fortuna allo splendido scenario di Piazza Marconi a Lavagna, dove ieri sera, con un buon successo di pubblico, si sono esibiti alcuni gruppi musicali e due compagnie di danza per proporre ai presenti un percorso musicale multietnico. L'idea è stata di Giuliano Fogola, che ha anche presentato la serata denominata Scalinata in Musica. Quattro i gruppi musicali che si sono alternati nella piazza della Basilica di Santo Stefano. Se n'è trovato un altro, viva, viva la rosa, se n'è trovato un altro. Ad aprire la manifestazione è stato Luciano Noel Winderling, artista molto conosciuto che porta in giro per il mondo il suo spettacolo Viva la Rosa e che ieri sera ha proposto ballate e canzoni medievali. È stata poi la volta dei ritmi blues esaltati dal chitarrista Renato Scognamiglio del Soul Velvet. A seguire un gruppo di jazz bianco degli anni 20, la Big Band Nine Pennies. Non sono mancate neppure le percussioni africane e i ritmi tribali del gruppo Rakadio Percussion. Spettacolari anche le scenografie dei due gruppi di danza. La compagnia Koinè ha proposto ritmi moderni e la compagnia Serval, capitanata da Linda Pesci, ha preparato una coreografia di danza contemporanea. Il sole non si è fatto vedere, l'umidità era elevata e non è mancata una leggera pioggia. Per qualcuno il clima era ideale, altri invece avrebbero preferito condizioni diverse. Pioggia a parte comunque, la quarta marcia nel parco ha portato sulle alture di Borzanasca atleti e camminatori poco allenati, ma desiderosi di passeggiare nel verde. L'iniziativa organizzata dall'Ente Parco e dai maratoneti del Tiguglio si è snodata lungo i sentieri dell'area protetta dell'Aveto, con arrivo e partenza alla Marga di Perlezzi. Tutti i partecipanti hanno dimostrato di apprezzare la zona, il paesaggio e il servizio ricettivo offerto dalla Malga, importante presidio del territorio. Ci piace correre in montagna, quindi questi percorsi sono il nostro pane quotidiano. Cerchiamo sempre delle gare lontano dalle città, dall'asfalto, cerchiamo sempre di andare in mezzo alla natura. Dalla prima edizione che partecipo a questa bella manifestazione, devo dire che bisogna ringraziare il Maratone del Tiguglio e soprattutto l'Ente Parco, che ci dà la possibilità di ammirare questi bei percorsi. Alla passeggiata, che si è snodata lungo un percorso più breve, 5 km anziché 18, hanno partecipato anche molti bambini e alcune persone anziane. Un momento di aggregazione che contribuisce a rivalutare il turismo dell'entroterra, come hanno sottolineato le autorità locali presenti. Per il comandante provinciale della Guardia Forestale, invece, è stata l'occasione per parlare della legge regionale che destina ai parchi le foreste demaniali finora gestite dal corpo. Nell'arco di un anno, io penso forse anche entro il 2000, queste foreste demaniali in questa valle ce ne tre passeranno al Parco dell'Aveto, che ha tanta buona volontà e tanta organizzazione, è carente solo di uomini, e l'unica perplessità che ho io, con i pochissimi uomini a disposizione che ha, soprattutto non ha un corpo guardia, come fa ad affrontare il tutto? E allora è bene che ci sia, che prosegua la collaborazione Corpo Forestale dello Stato e Parco dell'Aveto per gestire insieme queste foreste. È stato il sestiere Ripamare ad aggiudicarsi l'edizione 2000 del Palio Marinaro di Lavagna. Al termine di un avvincente testa a testa con il sestiere Scafa, i biancoviola ieri pomeriggio sono riusciti ad avere la meglio grazie all'abilità della propria scimmia William Pini di risalire la corda posta sulla spiaggia antistante il campo di gara e precedere di pochi secondi l'arrembaggio del concorrente della Scafa. Una gara decisamente veloce, 1500 metri con tre giri di boa, con il Ripamare classificato subito al comando, seguito dallo Scafa, più indietro il sestiere Moggia, che precedeva al primo dei tre giri di boa, e il sestiere Borgo, che lo ha poi superato in occasione della seconda virata. Più indietro, staccati, seguivano i sestieri Cavi e San Salvatore. Inutili i tentativi operati dai biancorossi dello Scafa sui biancoviola del Ripamare, meritatamente vincitori. Numeroso il pubblico ha siepato lungo tutta la passeggiata a mare. Questa sera toccherà al Palio d'Arco e giovedì sarà la volta del Palio d'Armi. Al termine delle tre gare si conteranno i punti totalizzati da ciascun rione. Quello che risulterà vincente aprirà il corteo nuziale del 14 agosto. <totipos->
In migliaia hanno applaudito Carmen Consoli, protagonista sabato sera del terzo grande evento dell'estate chiavarese. La giovane cantante siciliana ha conquistato il pubblico con la splendida Parole di Burr e con altri brani contenuti nell'ultimo album e incisi negli anni di esordio. Carmen Consoli è la terza stella a brillare sul mare di Chiavari nell'ambito della programmazione estiva, che ha registrato un ottimo successo sia per il concerto di Edoardo Bennato, che a luglio ha aperto ufficialmente la stagione, sia con lo spettacolo di cabaret portato in scena da Olcese e Margiotta. €1.300 è il prezzo medio che si dovrà pagare per una tazzina di caffè al bar. Terminata l'estate, come se non fosse bastato agli italiani dover fare i conti con il brutto tempo che ha rovinato le ferie alla maggior parte di loro, dovranno fare i conti anche con i portafogli. Tra i numerosi rincari infatti rientra anche il caffè. Ma la gente rinuncerà al sapore del buon caffè preparato al bar? E quanti caffè al giorno beve? Sto prendendo un colpo. Ma 5, 6, 7, non meno comunque. È al corrente che alla fine dell'estate aumenterà il prezzo? Sì, ho sentito ieri al telegiornale un 8%, 8-10%, significa altre 100-200 lire. In media sì, 1.300 lire in media. Non ci devo lamentare perché ho sentito che in Italia costa poco il caffè rispetto al resto d'Europa, quindi va bene così. Si può rinunciare a una tazzina di caffè se aumenta? No, per una tazzina no. Quanti caffè al giorno bevete? Io due. Io tre. Sapete che alla fine dell'estate ci sarà il rincaro del caffè? Ne prenderemo qualcuno di meno. La maggior parte di chi sta dall'altra parte del banco del bar si dice soddisfatta dell'aumento del prezzo del caffè e non si preoccupa assolutamente della possibilità di dover preparare qualche tazzina in meno. Il prezzo rimane quello che è già più caro di quanto dicono i giornali. Sono rimasti indietro di qualche anno i giornali. La gente si è abituata a prendere il caffè, lo prende il caffè. Cioè, se aumenta il caffè, aumenta la benzina. Un lavoro, un muratore, se deve fare un lavoro, anziché 100 se ne prende 200, cioè automaticamente questo dipende anche dal sistema del governo. Prezzo, diciamo, standard a Rapallo dovrebbe essere sulle 1.500. Gli italiani dunque non rinunceranno mai a bere un buon caffè da soli o in compagnia per tenersi svegli o per il suo gusto. D'altra parte ai rincari, dopo le prime polemiche, ci si abitua sempre. Le spese sono già parecchie per gli italiani, non sarà certo alla tazzina di caffè che rinunceranno. Tre giorni in Fontanabuona e nel Tiguglio per prendere contatto con la realtà economica e turistica legata all'Ardesia. Da domani a domenica il Consorzio Cavatori Artigiani della Val Malenco sarà nel nostro comprensorio per conoscere la pietra nera di Liguria. Un interesse dovuto al fatto che anche in Val Malenco, una delle valli laterali alla Valtellina in provincia di Sondrio, si estrae una pietra a scistosità lamellare utilizzata per coprire tetti o realizzare elementi da impiegare nell'edilizia e nell'arredamento. Ma non è Ardesia, almeno in senso stretto, come conferma il geologo Remo Terranova, docente all'Università di Genova, che seguirà gli ospiti durante le tre giornate, bensì una serpentite, ovvero una pietra di color verdastro di origine effusiva molto simile a quella che affiora in certi punti della Val Graveglia. A differenza di questa non presenta scistosità, a causa dei processi di metamorfismo a cui è stata sottoposta nella lunga storia geologica, ha assunto una struttura lamellare che rende possibili le divisioni di un blocco in lastre, anche sottili, proprio come succede per l'Ardesia. Altra differenza, le cave di serpentite della Val Malenco non si trovano in sotterraneo come quelle d'Ardesia, ma sono a cielo aperto e spettacolari nella loro maestosa scenografia. Domani i cavatori artigiani del consorzio che ha sede a Chiesa a Val Malenco visiteranno alcuni stabilimenti in attività a Orero e Monleone e avranno un incontro con un gruppo di industriali ardesiaci della vallata. Sabato dedicheranno la giornata alle strutture dell'ecomuseo, incominciando dalla Basilica di San Salvatore dei Fieschi, quindi concluderanno la giornata al nuovo sito di Ferrada, mentre la giornata di domenica sarà interamente dedicata alla visita di Lavagna e del Tiguglio. Oh.
La moda protagonista del 19° Gran Gala d'estate, organizzato anche quest'anno dal Comune di Lavagna con il contributo dei commercianti e degli artigiani del centro storico. Un'elegante e sofisticata sfilata sul grande parco allestito in piazza Marconi ai piedi della Basilica di Santo Stefano, pavesata a festa per l'occasione. Le boutique del centro hanno presentato le ultime collezioni autunno-inverno per uomo, donna e bambino. Tra una passerella e l'altra, Giuliano Fogola ha introdotto ospiti e animatori della serata come Bruno Riccio, imitatore di Elvis Presley, e Massimo Scarfone, i panni di Vasco Rossi, Angelo Branduardi, Beppe Grillo e di altri VIP. E non è vero che in Sicilia i distributori della Esso l'hanno chiamati Iddu, non è vero. Sono cattiverie. No, ve li immaginate, mi fermo un attimo alla Iddu che mi danno i bollini, vabbè. La pioggia ha rischiato di far naufragare la serata, ma per fortuna le poche gocce non hanno spaventato il migliaio di persone accorse per assistere alla sfilata e vedere da vicino l'ospite d'onore, Sandro Giacobbe. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via, sarà, ma sono qua. Luci ed ombre in Val Fontana Buona sono state messe in evidenza questa mattina durante l'inaugurazione della tradizionale Expo di fine estate. Giunta alla 16ª edizione, la fiera campionaria del Levante Ligure ha aperto i battenti nei padiglioni espositivi di Calvari su 6.000 metri quadrati. In mostra sino a domenica prossima i prodotti tipici della zona, dal legno all'ardesia, dai piatti della cucina tradizionale all'olio e al vino. Ma se da una parte la manifestazione organizzata da Promo Tiguglio cresce, segno di un vigore sempre maggiore dell'imprenditoria locale, dall'altra i servizi e le infrastrutture rimangono inadeguati. Lo ha ribadito intervenendo all'inaugurazione il senatore a vita Paolo Emilio Taviani. Bisogna assolutamente che vi mettiate in testa che è importantissimo fare una bretella tra la zona di Sestri Levante, Lavagna, non so, tra Sestri Levante e Chiavari, andare su, e questa bretella dovrà avere certamente un casello in Fontana Buona. Parlando di fronte a numerose autorità regionali, provinciali e locali, oltre che ad alcuni parlamentari, Taviani ha elogiato l'Expo, iniziativa di Promo Tiguglio, dando alcuni preziosi suggerimenti. Quello che si fa in Fontana Buona è veramente ammirevole e non lo si sa molto, perché è un po', non è conosciuto dappertutto, nel Levante è conosciuta, ma dovrebbe farsi conoscere soprattutto a nord. Io credo che dovete, già mi pare avete fatto molto, dovete far conoscere la Fontana Buona nella vicina Lombardia e nella vicina Emilia. Non dimenticate che la provincia di Piacenza è la provincia più ricca d'Italia, forse soltanto superata da Aosta. C'è una ricchezza, un benessere in provincia di Piacenza e no, provincia di Pavia altrettanto. Allora dal Pavese e dal Piacentino si deve venire qui, perché qui ci sono delle realtà culturali e delle produzioni artistiche che non ci sono in quella zona, ce ne sono altre là. O firma il decreto con cui eroga i 17 miliardi promessi, oppure lo citerò per danni. Il sindaco di Chiavari, Vittorio Agostino, contro il ministro di Grazia e Giustizia, Piero Fassino. Motivo del contendere ancora una volta il nuovo tribunale chiavarese. Sabato i DS hanno rassicurato anche in consiglio comunale di aver avuto notizia che i soldi arriveranno. Voci di pollaio le ha definite oggi Agostino, ricordando che a lui nessuno ha comunicato nulla. Secondo quanto anticipato sempre dai democratici di sinistra di Chiavari, Fassino dovrebbe giungere in visita alla città entro fine mese. Io non sono stato ancora avvisato, si è ulteriormente lamentato Agostino. Al ministro Fassino, oltre alla cortesia e al rispetto che gli è dovuto, gli sarà detto chiaro, senza equivoci e senza malintesi, che se lui non ha emesso prima di arrivare un decreto col quale autorizza l'erogazione dei 17 miliardi a favore del Comune di Chiavari vincolate alla realizzazione del Palazzo di Giustizia, così come il suo Ministero si è formalmente impegnato per iscritto, io gli dirò che lui viene a fare un viaggio elettorale poco serio che non è consono alla responsabilità di un ministro che conosca la
politica in senso di cultura. Nonostante i ripetuti solleciti, a tutt'oggi i soldi promessi non sono stati erogati, anzi sembra che il finanziamento possa slittare. Se così fosse, minaccia il sindaco di Chiavari, denunceremo il ministro. Sulla base di questo impegno formale scritto dal ministero abbiamo affrontato spese, abbiamo predisposto il terreno e costa miliardi, abbiamo finanziato il progetto definitivo e costa diverse centinaia di milioni. Adesso se ci dicono non c'è una lira, quando avevano scritto che si erano riservati i 17 miliardi sul bilancio 2000, ebbene, noi chiederemo il rimborso delle spese affrontate e citeremo il ministro per danni materiali, naturalmente danni di natura patrimoniale. Non sono mancate stoccate anche nei confronti degli stessi democratici di sinistra e dell'onorevole Alessandro Repetto del Partito Popolare, accusato di essersi ricordato solo adesso del problema tribunale. Aveva e ha tutti gli strumenti per far arrivare a Chiavari questi 17 miliardi. Non si è mai preoccupato. Se oggi si interessa, temo questi soldi si allontaneranno anziché venire, perché più che danni non può fare, ripeto. Non devo firmare proprio nessun atto. I soldi ci sono, il comune sa come procedere per ottenerli. Il ministro di giustizia, Piero Fassino, a Chiavari nella serata di martedì, ha ribadito quanto aveva anticipato la mattina dello stesso giorno a Genova. Nessuno ha mai messo in discussione il finanziamento previsto per la costruzione del nuovo tribunale di Chiavari, rispondendo così alle accuse del sindaco Agostino che lo invitava a firmare un atto con cui erogare quei soldi. Naturalmente i 17 miliardi possono essere attivati come mutuo della Cassa Depositi e Prestiti in quanto si presenti un progetto. Il Comune di Chiavari ci ha presentato un progetto di 24, senza dirci come vuole coprire la differenza di 7. Non ha neanche provato a chiederci la differenza a noi. Quindi è il sindaco che deve dire quello che vuole fare. La polemica che il sindaco ha imbastito sul fatto che Fassino deve dire sganci i soldi, tiri fuori i soldi, è pretestuosa e infondata, perché i soldi, ripeto, ci sono e sono pronti. Naturalmente si tratta di convenire sul progetto, visto che lo finanziamo noi, e quindi bisogna che gli uffici del sindaco discutano con i miei uffici sul merito del progetto. Noi siamo pronti a discutere. Nel suo intervento all'Hotel Monterosa, organizzato dalla Federazione Chiavarese dei DS, Fassino non ha neppure escluso, come richiesto da Agostino, che si possa raggiungere un accordo per l'abbattimento dell'aliquota IVA, trattandosi di un'opera, il Tribunale, costruita a favore dello Stato. Questo può anche essere giusto, però è un provvedimento che non si può assumere per un solo Tribunale, un provvedimento di ordine generale che non compete tanto al Ministro della Giustizia quanto al Ministero delle Finanze. In ogni caso questo non cambia la questione. Secondo il Ministro tutto è stato generato da un rifiuto al dialogo manifestato da parte del sindaco chiavarese. Quando ho letto sui giornali di questa polemica che mi è sembrata pretestuosa, ho cercato il sindaco non si è fatto trovare. Prendo atto di questo, siccome io sono una persona seria, a me interessa il Tribunale, riconfermo che i 17 miliardi ci sono. Poi lascio al sindaco le sue stravaganze. Una splendida giornata di sole ha accolto corridori di ieri e giovani appassionati delle due ruote che lungo la riva sinistra del Fiumentella hanno ricordato Gino Bartali, stella del ciclismo italiano. Ho avuto il piacere di vivere giornate memorabili con lui al seguito del Giro d'Italia, prima quando correvo e dopo direi in veste di commentatore. E devo dire che Bartali, anche se aveva già una certa età, seguiva il Giro d'Italia in macchina da solo ed era credo l'uomo più conosciuto di tutti, anche se la maglia rosa era un'altra, ma Bartali aveva sempre la maglia rosa al Giro d'Italia, anche se aveva 80 anni. Oltre ad Adorni, oggi giornalista e presidente del Panathon International, sul lungo Entella si sono ritrovati i corridori che scalarono tante salite cercando di guadagnare terreno sull'imprendibile toscano e Andrea Bartali, commosso per l'omaggio che Lavagna ha tributato a suo padre. L'emozione è tanta, e anche la commozione, perché a così breve distanza dalla morte di mio padre, una cittadina, Lavagna, dove mio padre aveva tanti amici, si è ricordata di lui e in brevissimo tempo ha dedicato una pista ciclabile, è veramente una cosa grande. Felice il sindaco che ha ripercorso lo sforzo compiuto dall'amministrazione comunale per costruire la pista ciclabile lungo l'Entella. Quella di Lavagna, infatti, è il primo grande tracciato per le due ruote nella giornata europea dell'ambiente, con molte città chiuse alle auto. L'assessore provinciale allo sport ha menzionato i prossimi impegni a favore di chi ama la bicicletta, innanzitutto un tracciato che attraverserà l'intera Fontana Buona.
L'impatto ambientale sarà ridottissimo, quasi inesistente. L'impianto di maricoltura che sta per essere realizzato al largo della diga foranea di Lavagna dalla società Aqua ha avuto il via libera da parte di tutti gli organi competenti, oltre che l'appoggio degli enti locali. Si tratta di un'impresa che sviluppa un'occupazione ambientalmente sostenibile. Infatti noi come provincia, oltre ad aver inserito questa azienda tra quelle che hanno beneficiato del fondo di garanzia sul progetto Mercurio, l'abbiamo anche dato un parere favorevole rispetto all'impatto ambientale che questa, diciamo, impianto ha nell'ambiente marino. Anche la regione crede in questa idea imprenditoriale, soprattutto dal punto di vista occupazionale, tanto che non è escluso che sulla scia dell'impianto lavagnese altri possono essere installati in altre zone della Liguria. Stiamo anche studiando adesso il piano della costa e proporremo in altre zone della Liguria, anche nel Ponente, ad Alassio e nel Levante, questi sistemi di acquacultura non impattanti, perché non fanno opere ma mettono soltanto le griglie mobili che possono essere amovibili. Le preoccupazioni di animalisti e ambientalisti dunque sembrano infondate. In questi giorni si sono scagliati contro l'impianto di maricoltura che prevede l'installazione di 8 gabbie dove allevare oltre 200 tonnellate di pesce l'anno. È evidente che degli animali che crescono, che vengono alimentati, determinano una produzione essenzialmente di pesci, che però messe in condizioni di elevato idrodinamismo, cioè una diffusione, una distribuzione nell'area locale tale che se i carichi di biomassa non sono eccessivi, come in questo caso, non dovrebbero verificarsi delle problematiche ambientali serie, tant'è vero che l'allevamento offshore ha preso, come dire, forma proprio in contrapposizione con quello a terra, proprio per limitare i problemi di impatto ambientale. Del film non possiamo parlarvi, e forse è meglio così, perché a dire il vero, senso di colpa proiettato ieri sera in anteprima alla Cervara di Santa Margherita da Rai Trade, con l'obiettivo di venderlo a emittenti televisive straniere e case di distribuzione, non sembra aver convinto molti. Troppo lento, almeno nella sua prima parte. Ma dell'affascinante Barbara De Rossi possiamo e vogliamo parlarvi, perché tutti i riflettori ieri sera erano puntati proprio su di lei, protagonista di questa nuova produzione italiana. Siamo qui da Rai Trade per così omaggiare i compratori stranieri, dato che io comunque ho un ottimo mercato anche in Europa, soprattutto parlando di Germania, così di altri paesi, i miei film sono apprezzati, sono molto seguiti, io sono venuta qui per omaggiare, insomma, i compratori del film. Ha visto l'abbazia della Cervara? È meravigliosa, stavo chiedendo appunto alla persona che si occupa di questo, di questa abbazia, quanti anni ci sono voluti dei restauri, e mi hanno detto 10, dico accidenti, dice ma ancora dovremmo fare delle cose, ma è già bellissima così. L'appuntamento di gala di ieri sera è stata l'occasione non solo per mostrare in anteprima senso di colpa, ma anche per richiamare l'attenzione su un paesaggio come quello del Tiguglio, che potrebbe essere sfruttato come set per nuove produzioni cinematografiche. Ormai è la terza edizione e la Rai ha voluto essere presente con i suoi prodotti, quindi il Made in Italy, che viene presentato alle televisioni di tutto il mondo, dal Tiguglio, dalla Liguria, da un panorama splendido che si vede dalla terrazza della Cervara, da Portofino, quindi direi che sono un po' ispirati dalla costa ligure nella scelta dei prodotti che poi verranno riproposti un po' in tutto il mondo. Dopo 9 anni è tornata a scuola? Per forza, non abbiamo imparato il resto di niente, figurati, quello non sa neanche i congiuntivi, è disperato come una... Che qual è il congiuntivo del verbo essere? Forse fossi stato, saressi. Sa che qualche lezione serve. Dici me? Tu hablas español? Comprende? Sì, muy bien? Habla bien? Il bidello, la cuoca, il maestro, gli scolari, quelli con una spiccata vena artistica. Ci sono proprio tutti gli amici che dalla cantina si sono spostati in cantiere e ora tornano sui banchi della scuola di Santa Giulia per una nuova stagione televisiva all'insegna del divertimento. Metteremo un numero di strip perché è fondamentale. No. Maschile o femminile? Naturalmente maschile, dove ce l'abbiamo mai? Ma è quello femminile, lo fanno tutti, scusa.
Dovresti vedere Fusaro, fantastico. Questa sera Giuliano Fogola e i suoi amici, dopo la pausa estiva, tornano sui nostri schermi ed inaugurano il nono anno di fatiche televisive. L'appuntamento è alle 20.30, replica domani alle 14.40 e domenica alle 11. Caffese Domenico. Presente. 5 volte che fa la prima. Quasi. Le volevo dire che attacca anche le caccole del naso sul palco. La grande pianista del secolo passato, Rosa Petriccioli. Le sorprese di questa nuova stagione non si possono svelare, ma siamo certi che gli amici andranno molto in alto. È caduto di 30 centimetri, qualcuno dice addirittura di 50. Da ieri sera il Ponte Nuovo, quello che collega il quartiere di Caperana a Chiavari con San Salvatore di Cogorno, è chiuso al traffico. Ormai il peggio sembrava essere passato, quando al termine di una giornata di bufera, piene allagamenti, è scattato il nuovo allarme. Erano circa le 20.30, aveva smesso di piovere da un'ora e il livello dell'acqua dell'Entella stava scendendo. Qualcuno ha sentito uno strano rumore, era il pilone centrale del ponte che stava cedendo. È successo che mentre noi eravamo giù, che stavamo facendo opera di bonifica in assistenza ai vigili del fuoco con le idrovore, abbiamo avuto una chiamata dalla polizia di chiudere immediatamente il ponte perché stava cedendo. Siamo arrivati e in effetti c'è questo cedimento, speriamo che non sia più catastrofico di quello che possa succedere. Il ponte rimarrà chiuso a lungo, non sarà certo facile ripristinare la situazione. Questa mattina i tecnici dei due comuni, Chiavari e Cogorno, hanno effettuato un sopralluogo. Sarà necessario appurare le cause che hanno portato al cedimento prima di programmare gli interventi di sistemazione. Passeranno certamente alcuni mesi prima che il ponte possa essere riaperto. Qui è stato proprio una specie di assestamento, ecco, che non è la parola tecnicamente valida, però certamente pare appunto che sia stato appoggiato, essendo magari perché è inclinato, cioè inclinato, è leggermente, come voi vedete, piegato verso monte, di conseguenza non è che sia scivoltato, si è proprio abbassato. È una situazione non facile, tra l'altro questo ponte è di nevralgica importanza per la nostra viabilità, per la viabilità del fondo valle, del nostro comprensorio. Questo è un problema indubbiamente che non ci voleva. Brinda in anticipo l'amministrazione comunale di Chiavari, che oggi pomeriggio al suono della banda ha festeggiato l'inaugurazione del primo tratto di lungomare. La passeggiata, riordinata con un arredo essenziale e rigoroso, ha assunto un aspetto completamente nuovo e si appresta ad accogliere i turisti che sceglieranno di trascorrere le feste in riviera, con aree verdi attrezzate per la sosta e per il gioco. Questo è un tratto che dovrà collegarsi a Levante
con la foce del Fiumentella attraverso una passeggiata tipo questa che abbiamo appena aperto, e a ponente con quel programma molto avveniristico ma allo stesso tempo reale che spero si possa realizzare a Chiavari e raggiungere in una passeggiata di 3,5 km le vecchie gallerie dismesse delle ferrovie. Prende forma e si fa ammirare il miliardario progetto di riqualificazione voluto dall'amministrazione Agostino per creare un ideale collegamento tra centro storico e zona mare. Un secondo salotto buono con box interrati, parcheggio a raso, percorsi protetti, servizi ed eleganti strutture come il ponte che collega i due tronconi di lungomare, consentendo di superare l'accesso al porto. La parte più scenografica sarà quella che verrà aperta al pubblico a luglio. Comunque già adesso c'è un'idea di che cosa è, e se qualcuno ricorderà che cosa era potrà fare le differenze e valutare. È un'opera che serve ai cittadini, serve alla città, serve all'animo e serve alla bellezza. Non solo musica. Nata 21 anni fa a Chiavari, Radio Aldebaran è rimasta l'unica emittente radiofonica commerciale del Tiguglio e come tale vuole imporsi, diventando sempre più la voce del comprensorio, a disposizione di enti, associazioni, società, per eventi di cronaca, cultura, costume e sport. Ai numerosi notiziari a carattere locale e regionale e agli appuntamenti sportivi con le radiocronache di pallanuoto e di calcio, adesso si aggiungono spazi a disposizione degli enti locali. Sabato partirà una nuova trasmissione in onda dalle 12 alle 12.30, curata dal comune di Sestri Levante. Si chiama La Finestra del Cittadino e consiste nella possibilità da parte dei cittadini di Sestri Levante di porre domande ai loro amministratori per avere risposte certe dai loro amministratori al sabato mattina dalle 12 alle 12.30. Quindi durante la settimana noi raccoglieremo questi dati dal lunedì al mercoledì, avremo anche un indirizzo di posta elettronica oltre ai nostri numeri di telefono, e così appunto gli amministratori avranno queste domande giovedì e venerdì, il modo di prepararle e il modo poi per essere qui in studio e rispondere al sabato mattina. I cittadini sestresi, ascoltatori di Aldebaran, potranno prenotare le proprie domande telefonando, spedendo fax o email via internet. Gli amministratori di Sestri Levante, che di volta in volta al sabato mattina si alterneranno ai microfoni della radio, risponderanno ai vari quesiti. Io credo che gli spazi di dialogo, di colloquio, di rapporto fra gli amministratori e i cittadini non siano mai abbastanza. Noi abbiamo già naturalmente dei canali di comunicazione, abbiamo il giornalino del comune che quasi ogni mese viene inviato a tutte le famiglie, che è un importante punto di informazione certamente, però non ci consente il dialogo, non ci consente il rapporto. Rischia di essere modificato e quindi di subire pesanti rallentamenti il progetto per la riqualificazione dell'ex Cinema Nuovo e della decente piazzetta della Torre a Chiavari. I lavori avviati in parte nei giorni scorsi sono stati interrotti in attesa che sia terminato un monitoraggio archeologico da parte della sovrintendenza, che deve verificare se sotto la struttura che un tempo ospitava una sala cinematografica si trovano ancora le vecchie mura che delimitavano la città di Chiavari. Se così fosse, i privati dovranno rinunciare alla realizzazione dell'autosilo sinterrato previsto dal progetto. Un brutto colpo in questo caso, dal momento che i privati avrebbero ricavato dalla vendita di parte dei box interrati i finanziamenti utili per poter intervenire nella struttura dell'ex cinema. In base al progetto preparato dal comune, sarà trasformato in centro direzionale e commerciale e ospiterà anche alcuni uffici pubblici. Ancora presto però per dire se il progetto è destinato o meno a saltare. Bisognerà verificare con accuratezza la presenza delle vecchie mura, la loro eventuale grandezza, l'incompatibilità con le nuove costruzioni previste. Sarà la sovrintendenza a decidere. L'unica certezza è legata ai tempi, che non saranno certo brevi. Abbiamo voluto rappresentare col presepe uscio nel 1900, i primi del Novecento, come si viveva. È stato un lavoro immenso. Tutto un paese o quasi per realizzare il presepe di una volta. In questi giorni a Uscio è possibile visitare questa semplice quanto caratteristica rappresentazione della Natività, allestita secondo i racconti dei nonni e i criteri di una volta. Tutti hanno contribuito, le donne del posto portando quello che di antico avevano in casa, dagli abiti alle masserizie, gli uomini del paese creando l'intelaiatura e le figure a dimensione reale. Ci sono anche gli animali, quelli vivi. E questo alla fine è il risultato. Praticamente era il Natale povero di una volta, il genuino Natale di una volta, non più sofisticato come oggi. La cosa più bella è che la famiglia è lì che sta aspettando il Natale e non si rende conto che nella loro stalla sta avvenendo il miracolo. Silent night.
Il presepe, vissuto con la semplicità delle cose genuine e povere di una volta, è allestito sotto la canonica della parrocchia di Sant'Ambrogio di Uscio. Lì vicino, all'interno dell'annessa chiesa romanica, sono allestite altre tre mostre. C'è quella fotografica con oltre 90 scatti dedicati alla Natività, realizzati da Mario Barbagelata. C'è poi quella con i mini presepi che partecipano al concorso indetto tra i bambini delle scuole elementari. Infine, quella con la collezione lasciata dall'ingegner Massimo Frizzi, da sempre appassionato di presepi, scomparso alcuni anni fa. Ad Uscio è stato ricreato un percorso che si sviluppa da Genova a Rapallo. Era importante essere presenti e continuare il dialogo con i lettori durante tutta la settimana e di conseguenza abbiamo deciso di uscire anche lunedì. È importante, molto importante. Cosa comporterà questa cosa? Beh, per noi è una sfida, non sappiamo ancora, dobbiamo lavorare in trincea, capire esattamente quali saranno i problemi, i tempi, i modi di lavoro per realizzare un'edizione che sarà un po' diversa rispetto alle edizioni normali della settimana. Ci sarà ovviamente tanto spazio allo sport, al calcio soprattutto. Ci sarà tanto spazio per lo sport, non solo calcio, anche altri sport, ma ci sarà spazio anche per la cronaca fresca. Non sarà assolutamente un giornale prefabbricato, sarà completamente nuovo. Dovrete lavorare un giorno in più? Dobbiamo lavorare un giorno in più e questo vuol dire anche un sacrificio non solo nostro. Chiediamo sacrificio anche alle nostre famiglie, ci vedranno un po' meno, le mogli, i figli, le fidanzate, i mariti, però è importante. Noi tutto sommato crediamo di essere al servizio dei lettori e dobbiamo esserlo per tutta la settimana. Ed invece il Secolo del Levante domani come saluterà il 2000? Con molta semplicità, augurando a tutti un 2001 di serenità e di salute. Ritengo che sia la cosa più importante. È stato un anno molto molto importante sotto l'aspetto professionale, sotto l'aspetto umano delle nostre abitudini di vita, perché noi del Corriere Mercantile ci siamo completamente cambiati a 360 gradi facendo il giornale del mattino, credo, come hai detto tu, la redazione qua a Chiavari. Bilancio direi positivo, molto positivo e sotto diversi aspetti. Bilancio positivo per quanto riguarda quello che credo noi nel nostro piccolo abbiamo fatto, in presenza di eventi particolarmente gravi, mi riferisco in particolar modo all'alluvione, noi abbiamo dato molto spazio, che era quello doveroso, dovuto, in presenza di un fatto così rilevante. Abbiamo cercato nel nostro piccolo di informare quanto più possibile tutti quanti. Non nascondiamoci che il 2001 però si presenta in salita, lunedì avrete un concorrente in più. Sì, si presenta decisamente in salita, devo dire che come si affronta un Giro d'Italia o un Tour de France. Noi eravamo preparati a questo perché dell'uscita del Secolo a lunedì già si parlava da molti anni. Noi andremo avanti per la nostra strada con la nostra formazione che è collaudata, dando ovviamente molto spazio allo sport. È è un meccanismo, ripeto, ormai collaudato dagli anni. Speriamo che la gente ci dimostri ancora il loro gradimento. Numerose nel nostro comprensorio le proposte per chi decide di trascorrere la notte di San Silvestro al ristorante. Ci sono menù per tutti i gusti e soprattutto per tutti i portafogli. Si parte da un prezzo base che oscilla dalle 150 alle 250.000 per salire poi vertiginosamente a cifre improponibili. Piatti tradizionali, un po' di pesce, lo zampone, insomma, piatti tradizionali. Un po' di prenotati li abbiamo già. C'è ancora qualche posto? C'è ancora qualche posto. E speriamo, insomma, di riempire prima della fine dell'anno. Sì, e più o meno la cifra quanto si spenderà? Sono 130.000 lire, vino, acqua minerale e caffè compresi. Le uniche cose che sono escluse se bevono magari champagne o vini particolari. I piatti forti sono a base di pesce, non mancano il classico cotechino con le lenticchie e una varietà infinita di dolci annaffiata da buon vino e ottimo spumante. Qui è tutta roba di pesce, per cui è molto libero, cioè dall'antipasto di mare ai primi di pesce, ai secondi, agli scampi, ai gamberi, ai moscardini, se ci sono, ecco. E il prezzo? Il
il prezzo tutto compreso è 150.000 lire. Inoltre, per accontentare davvero tutti, numerosi ristoranti e pizzeria non hanno optato per il classico menù di fine anno, bensì... Uno mangia quello che vuole alla carta e spende quello che vuole, a scelta. Quello che vuole, libertà di scelta. Sia ristorante che pizzeria. Pizzeria e ristorante, quello che vuole. Avete già avuto qualche prenotazione? Sì. Qualche posto c'è ancora? Sì, ce n'è ancora, ce n'è ancora. Fino a che ora rimarrete aperti? Ah, vediamo un po', l'una, le due... A questo punto il consiglio è affrettatevi a prenotare gli ultimi posti rimasti disponibili. Buon appetito e buon anno!